dopo che mettiamo lì. Il segone, questo? Questo a che serviva principalmente? Questo serviva a troncare i tronchi, più che appoggiare, guarda, così. C'era il tronco così. Ah, così si fa. Sega, seghin, segamo. Invece, visto che questo oggetto era di tuo nonno, no? Ci racconti un po' la storia di questa... Io la storia del mio nonno è questa, che lui faceva le traverse una volta e non so se era questo l'attrezzo o c'era qualcos'altro. C'era un'accetta... Lascia questa? No. Un'accetta così fatta così, però così grande. Qui c'era il collo così lungo che io ce l'ho da mio far babbo. Vedi? Di quando faceva anche le traverse, anche lui. Anche lui faceva le traverse, tiravava i verboli e ce li finivano, non ne so quello che faceva. Le traverse che sono? Le traverse erano quelle della ferrovia, che una volta erano tutte in legno e a differenza di ora sono ricette. Una volta ci facevano anche i tavoloni. I tavoloni? I travi delle finestre. Così, capito, per squadrare il tronco. Poi giravano il tronco da quell'altra parte e lo squadravano per fare le quattro facce, capito? Questa è per tagliare. Manca il manico. Sì, comunque. Per tagliare una roba piccola, spaccare pezzetti corti. Questa, la massa. Una volta spaccavano le legne, i tronchi con l'ascetta. Allora, quando gli mettevano le seppe in mezzo per allargarlo, questo, con questo ci battevano sulle seppe, mentre quando avevano allargato il tronco, questo giravano così, mettevano in mezzo con l'altra mazza, battevano qui. Ma vedi a che serviva a fare. E spaccavano il tronco, capito? Questa è la solita, questa è la raspa, non quella che si balla. Questo è il calibro. È un compasso, il calibro ce l'ho laggiù. È il calibro di una volta, perché questo serviva per le misure, mettevi la misura, poi non calibro, perché per esempio se dovevi trovare il cerchio della botte, il centro per il centro della botte, per il fondo della botte, tu dovevi fare 6 spazi così tutti uguali. Dentro il canale. E quando avevi diviso questi 6 spazi veniva al centro perfetto del fondo della botte, capito? Che poi veniva tagliato rotondo, fatto, lavorato perché entrasse dentro il canale. Questa la seconda sciabola che si può tagliare tutto, un tronco, qualcosa. Cioè, questa che c'ha sto rinforzo qui serve per fare piccoli tagli e nel frattempo questo serve perché questo non faccia così, capito? Che rimanga dentro quando lo tagliano, cioè. E questa è lo stesso lavoro che questa qui. E questo ti mette un foretto che vorrebbe dire? Questo vorrebbe il foretto, vorrebbe dire tu devi mettere una serratura sulla porta, fai il buco per la chiave, fai un buco con la punta rotonda. Poi il buco deve diventare verso della chiave. Allora, con questo si tagliava così, capito?